You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Bentornati, oggi abbiamo una sorpresa speciale per voi, per il secondo episodio, o terzo, non mi ricordo, della serie. Oggi abbiamo playoff di high school, ci hanno invitati noi giocatori del college a vedere la partita courtside. Il palazzetto dovrebbe essere pieno. Circa 3000 persone. It's my old boy Aiden, bro. Say what's up. What's good, yeah? He's coming to Wheelie, guys. For a month. He's about to come. That shit is dope, bud. What is it? Before a high school game? That's actually crazy. Raga, allora, questa è la differenza di una scuola superiore in Italia con una dell'America. Guardate cosa ci sono prima delle partite. Zoom over there. Guardate cosa c'è prima delle partite in una high school così. Cioè, partita di ragazzi di 16 anni, raga, 16 anni, guardate cosa c'è prima della partita. Follia. How you doing? How you doing? He's great. That's butter, baby. Charge! Charge. That's crazy how they have a cheerleader, raga. Raga, questa, ve lo ripeto un'altra volta. Ho giocato in una delle giovanili più grandi d'Italia, raga. Fin dai nazionali, tutto quanto. Ora scusate, sono un po' distratto. E non c'è mai stato questo environment in neanche una partita, raga. C'è una roba folle. Poi parliamoci chiaro, le cheerleader sono le cheerleader, raga, dai. Raga, vi giuro, mi sto per mettere a piangere per la follia che mi sta portando questo posto. Cioè, c'ho troppa energia. È una roba folle. E poi ora, raga, se ve lo inquadro, c'è anche un prospetto collegiale abbastanza importante che ci ha offerto da Syracuse e Duke. Quindi ora ve lo faccio vedere. E ragazzi, lui è il bel prospetto. Non sembra, mai alto 2,2 m. Ah, raga, è una cosa... Raga, follia. Cos'è sto roba? È follia, raga, ma in Italia dobbiamo avercela anche noi queste cose, oh. Ma che è? Mi sono innamorato. I'm in love, bro. I'm in love with that man girl over there. The problem? She's 14, bro, probably. Oh! Come on, ref. Let me see that. I have 45 on, number 11. Oh my! Come on, ref. I don't want to see you, ref. Get out. Can you dance like that? Why not? You can dance like that, bro. Let me see a move. Let me see a little dance right here. Let me see a move. Like really, bro. Dovrebbe essere una partita di playoff e stanno 37-11. Cioè, come stare? Cioè, l'ambiente è spettacolare, però la partita fa un po' schifo. Raga, guardate che hanno fatto la scorsa partita questa sezione. Do it again. Play it again. Con gli ombrelli. Cioè, quella sezione lì ha fatto quella roba con gli ombrelli. Follia. Allora, qui praticamente funziona che ci sono 12 squadre in un girone. Le migliori 6 si scontrano. Fanno 6 round di playoff da una partita solamente. Ok? Quindi una partita vinci fuori per 6 volte. E infatti è stra difficile andare al state, lo chiamano. Quindi essere il migliore di uno stato. Che praticamente è essere come campioni d'Italia, in poche parole. E però è difficile perché c'è questa cosa del devi vincere una partita secca, non è un più round, capito? In realtà alla fine sono come le fine nazionali in Italia, una merda patologica, però. So like I never play in a three point line like this. How does it feel to shoot like that, bro? Like what bro, three point line did you put on? Like a college three point line all my life, you know what I'm saying? Looks yeah, like, does like, it look easier or what? Oh, it's like a 15 footer than a layup. It's like night and day, bro. It's, whenever you go to college from shooting a high school three point line, you definitely should be with this. Perché raga,
chi non lo sapesse, in high school, non al college, le linee da tre punti sono molto più vicine rispetto a quelle con cui giochiamo noi in Italia. È come tirare un mid-range in Italia praticamente. Infatti ora vi faccio vedere. Cioè, vedete il tiro libero e la linea dei tre punti praticamente si baciano. E nell'angolo c'è molto più spazio, guardate qui. Punteggio di 45-20 half time, partita non equilibrata per niente. Show the scoreboard. Raga, in una scuola superiore avete mai visto che durante l'half time, durante la pausa lunga, stanno facendo una gara per vincere $6,000. Stanno giocando a flash per vincere $6,000. Tiro rivedibile. Ora vado io a giocare. Ma questo che c'ha in testa, Fra? Mario. What are you doing, bro? Let me see. Who are you texting? Huh? Are you texting your girl, bro? Who are you texting? Island. Some who? Island. Ragazzi, 0 su 2 è follia. Sei hyper cam, bro. Rissa. Non l'ho ripresa, cazzo. C'è uno che ha appena tirato un pugno, non l'ho ripreso, raga, uno ha appena tirato un pugno mentre era per terra, un gesto di schizza pazzesco. It looks like you, bro. Oh, crazy shot. Ragazzi, partita punto a punto. Non è vero. Comunque, dopo vado a scena con Bronny James, quindi state sintonizzati. Sintonizzati nel video, che mi ha invitato a scena, mi ha detto anche Bron, mi ha chiamato prima, ha fatto... Ascolta, vieni, no, mi fai due o tre video, che ormai sto diventando un youtuber serio qui, eh. Oh, wow! That's a pro move, guy, that's a pro move, eh. Ci sono i rossi che stanno giocando un altro sport, veramente, cioè, non si capisce... Hanno tipo tirato 36 triple in una roba come 25 minuti, una cosa mai vista nella pallacanestro. Cioè, questi palleggiano, arrivano sulla linea di tre punti e tirano da tre, folli. Questo è altissimo, non so cosa sia, raga, è Slenderman, ve lo giuro. È alto 7 metri, ma che è, oh. Yeah, let me see some. Thank you, Matteo. Thank you, Matteo. Give me a kiss. No, hell no, bro, don't give me a kiss. Nah, that's weird. Say thank you, Matteo. 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 Thank you, are you better than these players right here? Bro, honestly. Obviously, yeah. That's the right mentality. Raga, questa è la mentalità, cioè dovete dire che siete molto più forti. Italia. Italia. Ciao. Is that right? You eat them with a ciao, bro. That's crazy. Red, say hi. Raga, partita finita, baby, partita finita. Punteggio di 97-61. Non ci sta mai. Show it to the cam, bro. Show it to the cam. Thank you, sir. Thank you. Alright, I'll see you. Thank you. My husband came in. Thanks, man. Let's get it back on the winning streak. Appreciate you. On Thursday. Alright. Appreciate you. Thanks for coming. Yo. Thank you. We out, baby. Let me see the drip on, bro. Hey, how much did it cost your outfit, bro? Let's start from the bottom, from your slides. Come on. Easy slides. Like 150. What about pants? Nike. Light. Light.
$40. 40. What about the hoodie, bro? Like 200. 200, bro? Where did you get that money from, bro? You stole it? No, I have my ways. Ragazzi, io vi ringrazio per aver guardato questo video come al solito, spero che i contenuti che porto vi piacciono. Se vi piacciono, raga, pollice in su, come diceva il mio amico Ciccio Gamer 89. E niente, raga, scusate per questi capelli, ma fanno cacare. E raga, vi ricordo ancora una volta di andare a seguire la pagina Instagram del mio brand, che a fine maggio droppiamo 1/2 paia di pantaloncini shorts spettacolari. La prima collezione sarà la collezione Desert, quindi colori ispirati al deserto, dove tutto è nato, anche perché tutta questa idea è nata l'idea del canale, l'idea di TikTok, l'idea del brand. Tutte queste idee sono nate quando io mi sono trovato praticamente qui in America, e siccome abito nel deserto tutto è un po' collegato, un passo dietro l'altro. Comunque raga, daily reminder, get in the fucking gym, boy, andate a allenarvi anche oggi. E io con questo concludo questo video, spero che vi sia piaciuto ancora una volta. E raga, viva l'America, figa.